Allora, fra questi 28 milioni comunque abbiamo scelto il messaggio di Manu che dice: mettete alla prova mia cognata Sonia, attenzione, ha fatto un incidente, sì. Ad uno stop, lei ha piena ragione perché l'altro veicolo ha transitato in senso contrario. Quindi, anche se per un piccolo tratto di strada, noi siamo l'assicurazione. L'assicurazione crea problemi, a quanto pare lei ha un verbale dei vigili dove le attestano il 100% di ragione, e però a questo punto entrano in caso chiamiamola, chiamiamo Sonia, mica la possiamo lasciare così nel dubbio se ha ragione o meno. Vuole mangiarci su sta causa? No, torcicollo? Ah, probabilmente. Vediamo. Vai tu, inizia tu e poi me la passi. Dai, Sonia. Pronto? Pronto, buongiorno signora Sonia. Sì, chi che parla? Salve, studio Barberini, avvocato Barberini. Sì. La chiamo per quanto riguarda la procedura dell'incidente che ha avuto lei a marzo. Sì. Allora, sì. Ok, incidente Via di Amicis, giusto? Ok, mi conferma, sì, il dato. Allora, senta, ci stiamo muovendo noi con lo studio dell'avvocato Barberini per quanto riguarda il concorso di colpa che le viene attribuito. Ma aspetti, lei da che parte sta? Mia o della controparte? No, noi siamo della controparte, signora. Adesso poi l'avvocato tra poco le spiegherà quali sono state le dinamiche, perché sono stati riscontrati dei problemi per quanto riguarda l'accertamento dei vigili, quindi io so che lei è in possesso di un verbale redatto dai vigili, però c'è un problema, quindi noi abbiamo i testimoni che dicono che lei non si è fermata allo stop. Ma che testimoni, che non c'era nessuno? Signora, abbiamo testimoni, io non sono dovuto naturalmente a dirlo, ci sarà una causa, ci sarà qualcosa che poi si vedrà insomma davanti ai giudici. Ma robe dell'altro mondo, ma i testimoni allora me li trovo anch'io in questo modo. Signor, qua. Attenzione, l'avviso che è una telefonata registrata, se lei mi dice che se li trova anche lei sta mettendo in dubbio le nostre testimonianze. Allora, io la faccio parlare con l'avvocato Barberini, le ricordo appunto che c'è una causa con una richiesta di risarcimento a suo danno. Mi faccio parlare con l'avvocato. Sì, un attimo solo, rimanga in linea. Pronto, buongiorno, sono l'avvocato. Sì, buongiorno. Barberini. Parlo con Ciro Sogna. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, noi stiamo seguendo la pratica del suo incidente e io ho qua davanti proprio in questo momento il verbale dei vigili, che è stato completamente falsato. Ma come completamente falsato? Cioè, lei mi può spiegare un attimo com'è la dinamica di questo incidente? Cioè, se lei non si è fermata allo stop, il vigile qua del verbale scusi, dice che lei ha completamente ragione. Invece, dalle nostre testimonianze, pare che lei non si è fermata allo stop, è uscito troppo velocemente. Ma no, io mi sono fermata allo stop. Poi io ho girato, ho guardato che non arrivasse nessuno, ho girato a destra e mi sono trovata la signora contromano. Adesso contromano, lei vuole lucrare su questa faccenda? Ma io non voglio lucrare proprio niente. Cioè, i vigili sono venuti lì, hanno fatto il rilievo e si sono resi conto che io ero dentro la mia carreggiata, la signora era in contromano. Ma lei, cioè, ha le prove? Lei ha le prove? Ma le prove sono quelle del rilievo, ma abbia pazienza. Allora, signora, io le posso proporre un patto. Nel senso che questa è una cosa che va per le lunghe cause e io le dico proprio, sono molto più anziano di lei, quindi posso suggerirle di non intraprendere una causa una causa così lunga che lei perderà sicuramente. Quindi noi, con lo studio d'avvocato, possiamo proporle un concorso di colpa. 70% colpa sua, che non si è fermata allo stop, e 30% colpa della nostra cliente. Ma no, ma robe dell'altro mondo. Cioè, robe dell'altro mondo proprio, guardi, veramente. Perché voglio dire, nel momento in cui arrivano... Allora, io e la signora abbiamo iniziato a litigare. La signora glielo può dire. Sì. In quel momento lì abbiamo detto, chiamiamo i vigili che almeno fanno il rilievo. I vigili hanno fatto il rilievo e hanno tirato giù il verbale. Tra l'altro, lei sa che la signora si è fatta 15 giorni in ospedale con il collare, no? E tra l'altro c'è un verbale contro di lei, che lei ha minacciato la signora. E quindi io ho minacciato la signora? Eh sì, c'è tanto di verbale, l'ha anche schiaffeggiata. Ma come ho minacciato la signora? E qui c'è il verbale che l'ha anche schiaffeggiata, quindi qui rischiamo di cadere anche nel penale. Ma cosa sta dicendo? Ma guardi che sta sbagliando persona, ma io non sto scherzando. Signora, ci sono dei testimoni.
Ma no, ma roba dall'altro mondo, cioè, ma mi sta facendo venire male, ma io non ho mai fatto una roba del genere, ma stanno dicendo che io ho schiaffeggiato la signora, Andrea, e l'ho mucato. No, no, signora. Ma no, ma lei sta scherzando, ma dai! No, la signora ha schiaffeggiato lei, cosa ha capito? È la signora che ha schiaffeggiato. Da che parte sta? Dalla mia, Bernacchi Sonia, o dalla signora? Ma noi stiamo dalla parte di tutti. Buongiorno Sonia. Ma chi è? Sei in diretta su M2O, qualcuno piace presto. Non ti mettere a piangere che piangiamo anche noi poi. Ci commuovi. Ma chi è Andrea poi? Oh, sei stata messa alla prova da chi? Da tua cognata Manu. Ciao Manu. Manu, riprendila, sennò si mette a piangere. Qua ci commuoviamo tutti. Manu, dille qualcosa. Sonia, sto morendo da ridere, te lo giuro. Capito la cognata come ti vuole bene, Sonia. Dai, il problema. Niente, è partita la risata con i pinguini. Sonia? No, il problema è che c'è qua il mio ragazzo che sta ridendo anche lui perché è uno stronzo, perché lui era d'accordo con la sorella. Vabbè, dai, stai tranquilla, vincerai tu questa causa. Ti fiamo per te, eh? Manu, poi io e te ci arrangiamo, eh? Il tesoro. Va bene, ragazze, bello vedere e sentire che vi volete così bene. Un bacione, Sonia! Grazie, ciao! E per Manu c'è la magliettina di M2O. Grazie, Sonia! Ma cosa mi fate impazzire? Vi prego, no! Dai, ti devi dare solo 8.000 euro! Ma io mi sono fermata allo stop! Ma lei ha schiaffeggiato la signora! Ma